Ragazzi, buonasera, stasera stiamo alla sagra di Bonetti insieme al nostro amico Peppe Crispo, esperto enologo, tanto consigliato. Siamo venuti a fare una degustazione di falanghina nella terra d'origine di questo vitigno autoctono famosissimo in tutta Italia e avrete a breve le nostre considerazioni. Abbiamo già iniziato con un Cocceus, Cocceus. Un vino che affonda la sua storia negli antichi romani. Forza cambiare discorso. Ma abbiamo un po' fame, la situazione è questa, non so se ve ne siete accorti, ma è molto difficile controllarsi del cibo. Il vino ci darà la forza. Il vino forza. Ci troviamo stasera qui a bere vino di sabbia. Vino di sabbia. Hai bevuto? Non ancora, assaggiato lo gnocchetto. Ho mangiato il gnocchetto, ho mangiato la carne con qui cosa si mangia? Peperone e carne. Buono. E poi ci sta prosciutto che è prosciutto duro. Si chiama la boutique, è un tabacchino, però vendono prosciutto crudo. Yes! Hep dufaga bir taş vurtadın arası Si yukarı demme çastan sıçır emme kapkası Si mi bu fasta bugün emme mappastın umbası Nu çestı biçir yüve ve pariu bana visi Hep dufaga bir sakarıçsam La suggeriamo ad Angelo per la prossima maglietta. Satira. Valuta i piatti che hai appena mangiato. Lo gnocco. No, devo dire di parte mia che mi aspettavo, siccome c'è molta gente, prodotto un poco più in
industriale, invece si nota che è casareccio, sia lo gnocco, sia la padellaccia, è un prodotto di casa ed è difficile con questa moltitudine di persone mantenere la qualità così. Per me, approvato. Io faccio solo una critica, il primo molto abbondante, ma il secondo perché era buono. Ma mamma c'ha da dire, sicuramente mamma è sempre critica di tutto, potrebbe dire. Ma molto piena. Un gnocco era buono, pare un gnocco era non. Guarda, è buono. Poi il secondo? Intervista a nonno. Il secondo è buono. Buono. Un po' poco, sì. Com'erano gli gnocchi? Buoni? Erano buoni? Sì. Approva. Guarda cosa ha fatto. Quando io cazzo sei. Noemi, com'erano gli gnocchi? Buoni, anche il panino. Allora ridi. Non è il mio costume, io rispetto le regole, però Noemi c'ha fame, la fila è lunga e quindi ci tocca imbrogliare. Ecco. Perché... adesso ci pensiamo, tra poco vi aggiorniamo. Perché tu sei di quelli che si buttano a Nanta a te. Allora mi cucina il braccio che piange, vai creatura, mamma. Perché è diventato veramente è difficile. La fila è lunga, ma è lunga. Non ci spaventa. Riusciremo a raggiungere l'obiettivo del caciocavallo per Noemi. Ti accontenteremo. E Noemi vuole anche la montanara, però. Ma io voglio solo la montanara. Solo la montanara, no, il caciocavallo. Allora accontentiamo lei col caciocavallo. È lei che vuole il caciocavallo. E mamma cosa vuole? Mamma vuole solo il vino. Solo il vino, mamma. Scenderà bellezza, poi ti voglio dopo. Vai mamma, adesso ti addormenti mentre cammini. Dopo mamma recensisce tutta la sagra, alla fine. Allora il test per vedere se uno ubriaco insieme al palloncino e la parola recensisce. Dici recensisce? Recensisce. Vediamo, è ancora presto. Resencisce. Resencisce. Dillo in spagnolo. Esiste la parola resencisce. Esiste, ma lei non la conosce. Commenta. Commenta esiste. Resencisce. Io sapevo che bastava aggiungere os. Recensiscios. Che è inglese però. No. Io credo che si dice resenzione. Resenziona. Era il verbo, tu stai dicendo il verbo. Resenziona. Lo sa c'io spagnolo, resenziona. Piacmia della lavare, gitta in spagnolo, ma non è spagnolo. Era la migliore. Tu non mangi. No, allora, dopo un'ora e mezza. Ascoltate la mia versione, io stavo camminando, mi sono fermato perché ho visto mia cugina e lui, che non ci vede più, stava Valeria, che non ci vede più, mi ha sbattuto addosso e è caduta la bruschetta. Ma che tu non hai cugina? Sta Valeria! Tu non hai cugina! Comunque era come questa! No, io faccio a metà con Zacco. Ma scusa, sembra la... Prova a dire uno, chi vende il vino, e due, chi vende le montanare. Angelo, cosa ne pensi di questa sagra? È bello. Ma la montanara da un quarto d'ora, è bello. Ma perché? Siamo film? Chiudiamo con un vitivierno. La cantina sempre di Corea, sempre qualcuna, sempre di me.
più bottiglie di vetro, c'era da versare queste bottiglie di olio, però comunque il prodotto è discreto, vale. Facciamo assaggiare. Bevi. Meglio che il primo, meglio che il primo. Posso assaggiare anch'io allora? A questo punto. Siamo ancora combattendo. Ma tu non la mangi? Che porco! Ma va, accelera, accelera. Ciao, sono Montanara e questo è il mio primo Luigi. Ciao Montanara, allora. Allora, arriva Giuseppe da questa signora. Ma mica si vede. Abbastanza, infatti io se avessi avuto l'età loro e il fisico loro forse ce l'ho, però comunque se avessi avuto l'età loro l'avrei fatto. È giusto. Le ultime considerazioni, allora, questa sagra è stata bellissima. Venite alla Bonea, sagra di Bonea che e soprattutto tornate come Luigi, che... belli, felici e sorridenti. Ragazzi, la sagra di Bonea è uno spettacolo, e ve lo può dire Peppe. Ve lo può dire Peppe. Vabbè, come si trovate a Peppe, salutate in mail perché non so proprio chi si. La sagra di Bonea è un evento in. La sagra di Bonea è stupenda. Ragazzi, devo dire la sincera verità, non me l'aspettavo veramente. No. La sagra di Moiano è una grande sagra. È bellissima, la sagra di Moiano è bellissima. Non ci siamo ancora andati perché che sera che le Bonee. Ragazzi, speriamo il video. Spero che il video vi sia piaciuto e che continuate a vedere la rubrica della sagra famiglia. Noi ci ritiriamo nelle nostre stanze. Nice wipe up con altri contenuti. Ciao.